l'aggiornamento annuale del rapporto sullo stato dei diritti in Italia, che a buon diritto cura da quasi 10 anni, dal 2014. Questa quindi è la nona edizione del rapporto. Il progetto è un progetto che è supportato dall'8 per mille Valdese, che ringraziamo ogni anno per la possibilità appunto di continuare a curare e a monitorare 17 diritti nel nostro paese. Rapporto diritti è appunto una ricerca che vuole in un certo senso fotografare lo stato di 17 diritti nel nostro paese e diciamo lo stato di salute e le conquiste, ma anche gli arretramenti sia normativi sia legislativi che ogni anno il nostro paese fa in materia di diritti. Purtroppo per il 2022 e il 2023 molti dati non sono incoraggianti e ne parleremo qui oggi con le parlamentari Wydad Bakkali e Rachele Scarpa, col parlamentare Nicola Fratoianni e con Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto Onlus, e Alessandra Trotta, moderatore della Tavola Valdese, che ringrazio ancora per la presenza e a cui passo la parola per un saluto. Subito. Grazie. Sono molto contenta di essere qui, questa volta in presenza, senza rischi di perdere le connessioni, e di essere qui anche per testimoniare appunto con la presenza, la partecipazione anche nelle forme digitali che negli anni scorsi sono state le uniche che hanno reso possibile questa partecipazione, il supporto molto convinto che le nostre chiese valdesi e metodiste danno a iniziative come quella di A Buon Diritto, assegnando anche delle quote, appunto, dei contributi che provengono dai fondi dell'8 per mille, che è, devo dire, centinaia di migliaia di contribuenti italiani continuano ogni anno ad affidarci con molta fiducia e che noi cerchiamo di restituire in termini di contributo al bene comune. Il tema dei diritti è un tema centrale per il contributo che si può dare alla costruzione di società più umane, più giuste, più eque, e che quindi sappiano anche farsi carico appunto del bene comune, della pace, della giustizia. Io devo dire che giungo a questo appuntamento quest'anno con il turbamento che mi ha procurato la lettura di alcune indagini che sono state fatte da autorevoli, organizzazioni che indagano appunto sullo stato dei diritti e in generale sugli umori e le convinzioni delle persone nel mondo, non soltanto in Italia. Rispetto a questo dato che sembra emergere, per carità, è una tendenza, credo purtroppo, che è presente da molti anni, ma si va consolidando sempre di più, di una crescita abbastanza preoccupante della sfiducia delle persone nella democrazia, e la cosa che mi preoccupa molto di più è la sfiducia dei giovani nella democrazia. Sono percentuali non ancora superiori al 50%, per fortuna, ma si segnala un trend in crescita. Credo che sia il segnale anche questo del fatto che si subisce molto la suggestione di forme di affidamento a leader forti che possono semplificare in qualche modo e quindi assicurare decisioni rapide per affrontare i problemi che preoccupano le persone e che però evidentemente vengono avvertite come staccate dalla salvaguardia di un sistema che sappia tutelare i diritti di tutti, qual è il sistema di una democrazia non formale, naturalmente, non di quelle illiberali che oggi vengono pure teorizzate. E si ha appunto la percezione, questo lo si avverte vivendo, devo dire, confrontandosi anche con i giovani, la cosa che preoccupa di più è proprio questa, che si abbia quasi la sensazione da parte di molti, crescente, che i diritti siano una specie di lusso che la gente comune non può permettersi in fondo, che le battaglie per i diritti, a cominciare da quelle civili, siano una specie di ossessione di un'elite intellettuale che vive staccata dalla realtà o, devo dire, di chiese che, siccome hanno l'ardire di dichiararsi cristiane, ci provano almeno a seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo, anche banalmente, rispetto al modo in cui si concepiscono le relazioni con le persone e le priorità rispetto ai bisogni da soddisfare. Quindi una specie di diritti come qualcosa di astratto che evidentemente non viene, che non dà da mangiare, o meglio, che in qualche modo che non si mangia e che non garantisce l'esistenza di un piatto sulla tavola. E credo che siano molto preoccupanti questo tipo di percezioni, ed è per questo che dico
che contano certamente le analisi, le buone analisi come quelle che vengono portate avanti da Buon Diritto, ma conta moltissimo anche che si riesca a fare un investimento per un salto di qualità proprio nell'impegno per sovvertire questa idea che i diritti possono essere in qualche modo, insieme a tante altre cose, messi in questo tritacarne di queste estremizzazioni e polarizzazioni che dividono invece che unire, invece che essere pilastri di una convivenza comune dentro la casa comune in cui si persegue in modo adeguato prosperità, la felicità di tutti e tutte, a cominciare dalle persone più fragili. Quindi qualcosa che vorremmo vedere al di sopra delle parti e anche dei partiti. C'è una specie di associazione nel nostro paese delle battaglie per i diritti come se appartenessero soltanto ad alcuni partiti, e credo che sia parte della stessa suggestione che in qualche modo si sta vivendo e che ritengo molto pericolosa. E siamo peraltro a pochi giorni da un anniversario importante, il 75esimo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e lo ricordo perché quella impresa ebbe modo di studiarla particolarmente occupandomi di come rendere possibile raccontare questa cosa a dei bambini, quelle delle nostre scuole domenicali, le scuole bibliche che nelle nostre chiese si fanno con bambini da 6 a 12 anni. E quindi mi occupai particolarmente di questa avventura, rimanendo molto colpita da come si trattò di una impresa veramente interculturale, che fu possibile perché fu elaborata da un gruppo di competenze, intelligenze, di persone che erano veramente espressioni di mondi culturali, di mondi religiosi, di sistemi politici ed economici molto diversi fra loro. Ecco, questa è l'impresa interculturale, dovrebbe sempre essere l'impresa dei diritti, che o sono per tutti o non sono per nessuno. E ciascuno rischia, quando anche il diritto di una sola persona viene violato, rischiano tutti, rischiamo noi per primi. L'altra suggestione con la quale vorrei concludere è quella invece molto incoraggiante anche nella tragedia, di cui non si parla più tanto perché siamo sempre superati da altre nuove tragedie e nuove informazioni, dell'impegno in particolare, dell'energia travolgente in molte parti del mondo delle donne, per carità anche in Italia, ma voglio ricordare questo slogan che per me è fulminante, veramente straordinario, usato dalle donne iraniane nelle loro lotte per i diritti, donne, vita, libertà, che mi sembra veramente illuminante del fatto che, per carità, è già studiato, le battaglie per i diritti delle donne sanno essere come non altre molto intersezionali, cioè riescono a cogliere il fatto che appunto battersi per i diritti propri in realtà coinvolge, perché i diritti hanno una dimensione, sono multidimensionali, si incrociano con quelli di altre categorie che subiscono violazioni, quindi appunto coinvolgono mondi ben al di là di quelli del proprio interesse che viene tutelato, nel caso specifico delle donne, questo credo che le donne lo hanno imparato e lo sanno anche manifestare, la parola vita, che appunto dice che in realtà i diritti hanno a che fare anche con quello che si mette a tavola, sulla tavola, quindi che è cibo, casa, educazione, lavoro, sono interconnessi alle questioni dei diritti, anche dei diritti delle donne, e appunto libertà, che non è vero che non si mangia, l'essere umano nella sua multidimensionalità ha bisogno di tutte quelle cose materiali, per così dire, ma ha bisogno, e come, ce lo dobbiamo fare ricordare da chi viene anche attraverso i nostri corridoi umanitari, testimonianze straordinarie che ci sanno raccontare come non si sopravvive soltanto di cose materiali, ma quanto siano preziose la libertà di espressione, la libertà religiosa, la possibilità di compiere delle scelte libere nella vita, da un punto di vista affettivo, da un punto di vista professionale, da un punto di vista esistenziale, tutte cose che noi diamo per scontate, e sappiamo che quando si danno per scontate, insomma, succedono delle cose anche molto preoccupanti. Quindi l'invito veramente, anche per Buon Diritto, è di concentrarsi molto e di dare sempre di più un contributo a questa sfida, che è di rendere più popolare il tema dei diritti, di riuscire a portarlo sempre di più fuori dalle aule nelle quali si discute, giustamente, e a fare diventare il discorso dei diritti come un discorso che può essere affrontato con dei bambini, con dei giovani, nelle scuole, nei luoghi di vita, anche sapendo che appunto ci sono da contrastare suggestioni altre, bisogna sapere parlare un linguaggio appassionato abbastanza, oltre che informato abbastanza,
perché questa battaglia possa veramente non tramontare mai e continuare ad appassionare sempre di più anche le nuove generazioni. Grazie. Grazie. Io volevo ringraziare la moderatora perché ha detto una parola che, insomma, come Buon Diritto e con il rapporto rivendichiamo, che è quella di intersezionale. Il rapporto è effettivamente uno sguardo corale e l'intenzione è quella di trattare 17 diritti, così come nell'attività di Buon Diritto ci occupiamo di diversi temi, di diversi diritti, è proprio perché pensiamo che siano tutti uniti e collegati, strettamente interconnessi, e diciamo che la perdita di uno per qualcuno sia una perdita per tutta la collettività e per tutta la società, e raccogliamo l'invito anche a implementare, come dire, questo lavoro con i più giovani, e da un po' di tempo lo stiamo portando nelle scuole perché siamo fermamente convinti come dicevamo, che sia veramente il punto da cui partire e soprattutto in cui passare la maggior parte del tempo, oltre che luoghi istituzionali che in parallelo, insomma, fanno anche lì un altro tipo di lavoro. E volevo lasciare la parola a Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto, per un saluto anche qui. Buongiorno, due notazioni relative a questo rapporto, il fatto che sia l'espressione di un lavoro che procede nel tempo. L'anno prossimo saremo al decimo rapporto sullo stato dei diritti in Italia, e questo segnala due elementi. Il primo, che siamo con ciò in grado di ricostruire un percorso storico molto accidentato, pieno di sconfitte, ma anche di qualche successo, di qualche vittoria e di qualche progresso. E questa continuità nel tempo io penso che sia preziosa, non solo per un motivo fattuale elementare, questo è l'unico rapporto redatto in Italia che tenga conto delle diverse dimensioni del sistema dei diritti, cioè che si apra a considerare tutti o pressoché tutti i campi nei quali i diritti vengono rivendicati, riconosciuti o negati, e si è in grado di monitorarne l'applicazione o la mancata applicazione. L'altro elemento importante che la continuità nel tempo assicura è il fatto che siamo in grado di accompagnare questa analisi con un discorso direttamente politico. Ed è cosa che non ci imbarazza, non ci intimidisce, non ci allontana, perché evidentemente anche il fatto che viene presentato ormai da tempo all'interno del Parlamento segnala come la questione dei diritti sia così intimamente collegata all'attività del sistema legislativo, alla sua capacità di dare risposte ai bisogni dei cittadini. Faccio solo un esempio di questo. È stato pubblicato appena qualche settimana fa il rapporto di un importante istituto di ricerca, il Censis, da cui emergono alcuni dati impressionanti. Il primo, l'unico che voglio citare per questioni proprio di tempo, è che ci sarebbe, secondo sondaggi attendibili nell'opinione pubblica italiana, un atteggiamento favorevole a una legge sul fine vita
che raccoglie oltre l'80% dell'opinione dei cittadini, oltre l'80%. Ora, collegate questo dato, effettivamente impressionante, ma confermato anche da altre ricerche e da altri sondaggi, col fatto che risale al novembre del 2019 un'importante sentenza della Corte Costituzionale che chiede con forza, con determinazione al Parlamento di legiferare in materia. 4 anni sono passati invano e temo che ne possano passare altrettanti, senza che una legge risponda a quella domanda dei cittadini espresso in quell'orientamento di opinione che supera l'80%. Ecco, per questo un rapporto sullo stato dei diritti che segua il percorso cronologico, che esamini le varie fasi, le varie tappe e diverse anche scadenze della politica, è prezioso, ritengo, perché può funzionare da stimolo, da sollecitazione, da strumento di osservazione e vigilanza su questa fondamentale dimensione dell'agire collettivo e della vita sociale rappresentato dall'affermazione dei diritti. Ma quali diritti? Ecco, la seconda considerazione, come ha appena detto la moderatora, che ringrazio ancora una volta per il sostegno che garantiscono all'Associazione a Buon Diritto, ecco, quello che emerge dal rapporto, ma già dalla sua impostazione, già dalla sua metodologia, lo diceva poco fa anche Camilla Siliotti, è che i diritti sono inscindibili, che non esiste una dimensione dei diritti che possa separarsi da un'altra dimensione dei diritti, e che la polemica che costantemente si riproduce con una costanza davvero tediosa sul fatto che si privilegerebbero i diritti civili rispetto ai diritti sociali è una delle più clamorose delle mistificazioni. Purtroppo, è ciò che questo rapporto documenta, in Italia registriamo una gravissima arretratezza dei diritti cosiddetti civili e dei diritti cosiddetti sociali. Una arretratezza grave dei diritti relativi al singolo, alla persona, all'individuo, quelli che possiamo chiamare diritti soggettivi, e un'altrettante grave arretratezza dei diritti sociali. Non a caso questo rapporto parla di lavoro, parla di immigrazione, parla di povertà, ovvero altrettante sfere della vita sociale dove la dimensione dei diritti sociali collettivi è quella che segna la differenza tra vita e non vita, tra sopravvivenza e possibilità di espansione della propria esistenza quotidiana, delle sue tutele, delle sue garanzie. Ecco, finisco. Questo mi sembra il contenuto fondamentale di questo rapporto, il fatto che davvero un ragionamento sui diritti deve tener conto con la stessa attenzione, con la stessa cura, con la stessa capacità di accudimento di quei diritti che appaiono come più legati alla sfera personale e quei diritti che invece hanno una dimensione sociale e collettiva. Se questo rapporto riesce a tenere insieme questi due campi e a integrarli, io penso che questo rapporto dimostri la sua utilità e il fatto che a questo rapporto vogliamo garantire un futuro, una continuità nel tempo, una capacità di relazione con
i soggetti sociali, con i movimenti collettivi, con la rappresentanza politica, perché questo può essere il contributo che un'associazione come a buon diritto ONLUS può dare a questo campo essenziale della nostra vita collettiva. Grazie Luigi Manconi. E io, per entrare nel vivo, diciamo, di alcuni dati del rapporto, qui oggi non riusciremo a trattarli tutti, ma è disponibile da stamattina sul sito www.rapportodiritti.it l'aggiornamento di tutti e 17 i capitoli. E, attualmente oggi entreremo nel vivo di alcuni dei diritti che sono stati anche citati, quindi lavoro, immigrazione e asilo, donne, persone LGBT, cui A+, ma anche minori, proprio perché riteniamo che sia un tema davvero centrale, e in realtà quello che ancora oggi manca, purtroppo, e che in parte Luigi ha richiamato nella definizione di diritti civili, ma non solo, che è quello che riguarda quasi 1 milione di ragazzi e di ragazze nel nostro paese, e cioè una legge sulla cittadinanza che attualmente è del 1992, estremamente, a nostro avviso, miope e manchevole, perché appunto invisibilizza quasi 1 milione di ragazzi e di ragazze che sono già italiani, italiane a tutti gli effetti, e che vivono, vanno a scuola e, come dire, appunto vivono nel nostro paese come tali, ma non vengono riconosciuti come tali. Quindi a tal proposito chiederei all'onorevole Baccalì di un po' sul, diciamo, un aggiornamento anche della legge, delle proposte di legge, di quello che si potrebbe fare, e un collegamento a quello che manca anche in tema di minori, e anche quindi di educazione alla cittadinanza. Grazie. Grazie a voi per questo spazio, per questo momento di riflessione e di dialogo, perché poi è quello che forse, insomma, anche nelle analisi e nei punti di vista che mi hanno preceduta, è forse una delle cose che più manca tra le altre, no? Provare con il pensiero, con il confronto, a entrare nella complessità delle questioni che stanno rendendo esito di questo rapporto il nostro paese più povero in termini di diritti, in termini di tutele di chi è più debole e che vive insomma esperienze di marginalità. Inizio però da un'esperienza personale che forse dà la cornice anche rispetto alle riflessioni che vi porto su quelli che sono i temi, insomma, su cui mi avete sollecitato, che sono i temi del diritto e della riforma della cittadinanza, ma anche in generale il tema dei minori e della povertà educativa. Sabato ho avuto, insomma, la possibilità di andare a teatro, cioè non ci andavo da un po', ho visto questo spettacolo di Romeo Castellucci che si chiama Il Terzo Reich, che prende, insomma, dal testo che si chiama La lingua del Terzo Reich di Klemperer, e praticamente piazza, insomma, Castellucci ci ha piazzati davanti a questo schermo nero e ha fatto, insomma, questa sequenza di 14.000 parole, che sono i sostantivi, tutti i sostantivi della lingua italiana del dizionario, trasmessi a una velocità, insomma, ovviamente terribile, con una musica altissima, e che alla fine lascia, ovviamente, chi vede questa, insomma, quest'installazione completamente frastornato, perché queste parole che piano, insomma, lo sguardo cerca di inseguire, no? Cerca di inseguire la parola, il suo significato, eccetera, a un certo punto si perde completamente, no? Questa visione martellante e al contempo che poi ha l'esito finale della perdita totale del senso di quello che guardiamo e di quello che vediamo, e soprattutto del significato di quello che facciamo. E credo che siamo in questa strettoia della perdita e della manomissione di molte parole, di molti significati, soprattutto quando ci riferiamo ai diritti delle persone, quando ci riferiamo alle loro mancanze, quando ci riferiamo
alle sofferenze. E quindi, insomma, quando si usa, no? lo diciamo soprattutto in questi ambiti delle migrazioni, della cittadinanza, dei gruppi sociali marginalizzati, c'è questo strumento, è uno strumento culturale molto efficace, no? Di disumanizzare chi abbiamo davanti in tutti i contesti, per cui qualsiasi cosa, qualsiasi atto, qualsiasi legge, no? Che poi commentiamo e commenteremo anche oggi, poi così tanto male non fa, perché tanto abbiamo non persone davanti, non vite, non storie. E il tema della cittadinanza, credo, un po' racconti questo, racconta questa storia trentennale delle migrazioni nel nostro paese, racconta la multidimensionalità di questo tema, che non è un tema che riguarda meramente, no, la pratica, l'aspetto burocratico di accedere, di avere la cittadinanza dopo che i propri genitori, la propria famiglia ha intrapreso un percorso migratorio, un progetto migratorio, ma entra appunto nella vita di queste ragazze, di questi ragazzi, nella sua multidimensionalità e anche intersezionalità, come si diceva prima, perché è un tema che riguarda la condizione socio-economica di questi ragazzi e di queste ragazze sul medio-lungo periodo, è un tema che riguarda la precarietà esistenziale di questi ragazzi e di queste ragazze, perché, diciamolo sempre, questa legge, la 91 del 92, ancora lega in questo momento, dove c'è una forte crisi abitativa, dove c'è una forte crisi sul tema del lavoro, l'acquisizione della cittadinanza al reddito e alla residenza, no? E quindi se si hanno inciampi come tutti quanti hanno nella propria vita, soprattutto in questo momento, si rischia di perdere appunto questo diritto, che ancora oggi viene, insomma, in questa legge si può identificarne quasi l'aspetto, no, di gentile concessione, quindi non è qualcosa che nasce e alla quale puoi avere accesso. C'è una segregazione culturale, sociale, educativa, perché poi appunto se si va ad analizzare i dati, perché poi appunto nella perdita di senso delle parole, dei lemmi quasi della lingua italiana, poi quando si leggono questi rapporti e si entra dentro alla profondità dei numeri e delle evidenze, andiamo a vedere che tutto questo impatta nelle scelte scolastiche, che impatta nelle scelte lavorative, che impatta nell'autorappresentazione dei ragazzi e delle ragazze che qui nascono, qui crescono, ma non vengono riconosciuti dallo Stato. E che ancora permangono due temi fondamentali nell'incapacità, soprattutto in questa fase storica, di affrontare il tema della cittadinanza in Italia, perché noi siamo ancora legati drammaticamente al dato biologico della cittadinanza, che è un dato legato al sangue. Quindi i due temi sono un tema di razzismo e di sfruttamento economico di chi emigra qui. E quindi c'è il tema del lavoro, ma c'è il tema appunto in qualche modo anche della violenza sociale che si rischia di subire in quanto afroitaliani, in quanto italo-musulmani, in quanto appartenenti appunto a una concezione di italianità che non abbiamo saputo rendere contemporanea, rendere plurale e complessa come invece è necessario, renderla visibile. Prima dicevi categorie invisibilizzate. E lo facciamo appunto in un contesto dove sui temi della migrazione si parla in termini di criminalizzazione, e credo che il naufragio di questi giorni sia l'esito che avevamo detto dentro a quell'aula, che quel decreto, che quelle navi allontanate dai luoghi dei salvataggi avrebbero creato più morti, non avrebbero inciso in nessun altro dato. A proposito di numeri, nessun altro dato sarebbe stato toccato o variato nei flussi, negli arrivi, negli sbarchi, nessuno di quei dati, sarebbe variato solo un dato, il numero dei morti. E quindi questo è l'esito di quella legge e di quella politica. Il tema dei 500.000 irregolari, questo è
la base dello sfruttamento del lavoro in termini economici, quindi la migrazione serve per alimentare questi serbatoi di sfruttamento, di marginalizzazione e di arricchimento di un modello che non regge più, perché se da un lato si fanno decreti flussi totalmente insufficienti, dall'altra parte lo sappiamo poi qual è il serbatoio di lavoro, di sfruttamento, di violenza nei quali cascano appunto queste persone. E poi appunto si invisibilizza chi c'è, e sono questi ragazzi e queste ragazze che sentono nel momento in cui creano e costruiscono la loro identità di italiani ed italiane che lo Stato non gli riconosce. Credo si debba ricominciare, e lo dico con tutta la fatica che sento tutte le volte che mi confronto con gli attivisti del tema della cittadinanza, con chi ha costruito quel protagonismo delle nuove generazioni, perché il 92 nasce in un contesto sociale dove, diciamo, i protagonisti, tra virgolette, erano i nostri genitori che qui avevano la preoccupazione, la priorità di lavorare, di corrispondere a quelle, no, anche lì quelle caratteristiche, all'epoca c'era la legge turco-napolitano sui ricongiungimenti familiari, per cui, no, si correva ad avere le metrature, i metri quadri dell'appartamento sufficienti per poter fare poi la richiesta di ricongiungimento familiare. E quindi era quella la loro preoccupazione, la loro priorità. I loro diritti di cittadinanza stavano nel lavoro dignitoso, nell'abitare dignitoso, nel cercare di costruirsi una vita dentro le comunità nelle quali arrivavano. Il protagonismo dei figli di quella migrazione lì inizia appunto nel, diciamo, 20 anni dopo, inizia negli anni 10 del 2000, dove iniziamo a capire che forse abbiamo bisogno di accompagnare le nostre comunità in un passo oltre, in un protagonismo civico reale, no? Non a caso iniziano le città, la raccolta L'Italia sono anch'io, quella che è stata un percorso appunto di mobilitazione, direi quasi popolare. Prima si diceva, no, rendiamo popolari i diritti, no? Perché a un certo punto anche l'opinione pubblica italiana, tuttora favorevole nelle analisi al fatto che in qualche modo inconsapevole, no? Perché appunto la risposta spesso è: ma veramente non hanno la cittadinanza italiana, qual è l'ostacolo, no? Dopo che si è nati qui, si è cresciuti qui. E quindi abbiamo bisogno di riportarla quel protagonismo all'interno delle città. Come intergruppo, anche questo è un lavoro, insomma, informale, ma insomma che cerca appunto attraverso la creazione di questo intergruppo parlamentare sulla riforma della cittadinanza di tenere uno spazio, almeno di dibattito, di confronto, di incontro. E ci piacerebbe appunto l'anno prossimo chiamare qui dentro i protagonisti di quell'attivismo civico, che sono gli amministratori e le amministratrici con background migratorio in Italia, e che sono tantissime, che sono consiglieri e consigliere comunali, che si occupano appunto non solo di immigrazione, ma si occupano, non so, dell'urbanistica, dei servizi sociali, dei servizi educativi, fanno parte ovviamente in maniera integrale delle comunità nelle quali vivono. E quindi questo deve essere reso visibile, perché questa è la contronarrazione che noi dobbiamo porre, perché in questo momento non c'è spazio per questo tipo di cambio culturale, perché appunto la narrazione da decostruire è ancora alla base, siamo ancora alla disumanizzazione di chi arriva, figurati figuriamoci cambiare o allargare la nozione di italianità, quando ancora i ministri di questa Repubblica dicono che andiamo verso la sostituzione etnica. Quindi questo è il lavoro culturale, è rendere visibile, è rendere popolare, è rendere reale, perché appunto insomma esistono questi ragazzi ed incidono nelle comunità nelle quali vivono, e attenzione a tenerli al di fuori, soprattutto in questa fase storica, perché sta succedendo qualcosa di molto grave e importante
in Medio Oriente. E anche questo riguarda noi, riguarda le nostre comunità, riguarda l'Europa, riguarda la capacità di non alimentare la piazza, no? Quelle piazze che dicono difendiamoci dagli scontri di civiltà, mentre invece li alimentano gli scontri di civiltà. Noi dobbiamo essere capaci di creare gli spazi del dialogo, gli spazi di laicità, perché sta venendo a mancare il principio laico nel quale, no, col quale anche affrontare questi temi. E ovviamente il tema dei minori, dei bambini, della povertà educativa, credo che insomma DL Caivano e DL Migranti su questo, insomma, anche questo manomettono e azzerano un lavoro e una storia sul tema dei diritti dell'infanzia. Perché appunto pensare che la risposta, no, a qualcosa di terribile che succede all'interno di una comunità sia un DASPO per i 14enni, no? Già questo ti dice quanto è la dimensione del fatto di voler estromettere, tenere fuori, no, un ragazzino, una ragazzina fuori da uno spazio, ti tengo fuori e quindi non metto in moto nessun tipo di politica invece per includerti, per impedirti di abbandonare la scuola, per impedirti di entrare dentro a cicli di violenza, ma ovviamente la risposta anche a questo è la sanzione ai genitori, no? Si abbandona la scuola. È solo e unicamente colpa di chi ha la responsabilità della tua vita. E quindi anche questo ritroviamo ovviamente il modello culturale del merito e della colpa. E quando questo si innesta in come pensi le politiche sull'educazione dell'infanzia, direi altrettanto pericoloso come la perdita totale di senso. Grazie. Grazie e grazie per aver ricordato anche in realtà il naufragio che c'è stato qualche giorno fa. Oggi è il 18 dicembre, la giornata internazionale per i diritti delle persone migranti e ci chiediamo, anche lavorando ogni giorno a contatto con persone che arrivano nel nostro paese e che provano appunto a costruire un percorso di vita qui, quanto effettivamente questi diritti vengano tutelati, e la risposta per noi è assolutamente negativa, nel senso che lo vediamo tutti i giorni con gli sportelli legali, lo vediamo nell'accesso alle procedure d'asilo, lo vediamo con una serie di prassi illegittime negli uffici come le questure, quindi gli uffici immigrazione delle questure, e ostacoli che per le persone migranti che arrivano vanno, come dire, a colpire ogni settore della vita, da quello appunto abitativo a quello lavorativo, a quello alla salute, ma banalmente diciamo dal primo step, che è quello dei documenti, che vengono resi sempre più difficili proprio l'accesso a questo tipo di pratiche, e le politiche che vengono messe in atto negli anni, negli ultimi due, ma in realtà purtroppo è qualcosa che va avanti da molto tempo, continuano a insistere su questa situazione. E su questo io volevo chiedere un intervento dell'onorevole Fratoianni in tema appunto di migrazione e asilo, diciamo sulle strette che ci sono state e su quello invece che bisognerebbe fare, perché diciamo anche come associazioni del terzo settore e facenti parte del tavolo asilo e migrazione da anni collaboriamo, da anni proviamo a portare insomma delle alternative, però poi vediamo che a livello politico si fa molta fatica e si va anzi nella direzione opposta. Sì, grazie molte. Innanzitutto grazie all'Associazione a Buon Diritto per il lavoro che fa, per questo rapporto che, come Luigi ha ricordato, ha innanzitutto il pregio di segnalare una traiettoria storica, segnalare la dinamicità con cui i diritti evolvono o subiscono elementi di arretramento. Il rapporto di quest'anno, come è stato ricordato in apertura, diciamo, non annuncia tempi bellissimi, segnala elementi di regressione diffusa sia sul terreno dell'asilo sia sul terreno del lavoro, i due temi che mi erano stati in qualche modo sollecitati, ma mi concentrerò anche per ragioni di tempo sulle questioni dell'asilo, su cui, come anche in altri casi, quello che è accaduto nell'ultimo anno è fatto di due cose insieme, è fatto di scelte concrete, una serie di decreti uno dopo l'altro che hanno sostanzialmente lavorato con qualche elemento di scientificità, questo è il mio parere, a
rendere sempre più disfunzionale il nostro sistema d'accoglienza, già di per sé gravemente deficitario, fondato su una logica emergenziale, il contrario di quello di cui avremo bisogno di fronte a quello che invece è un enorme fenomeno strutturale. Ma i decreti hanno uno dopo l'altro lavorato a rendere ancora meno efficace quello che già appunto efficace non era fino in fondo, e lo hanno fatto, diciamo, sul terreno materiale con scelte concrete, lo hanno fatto ancora una volta, come sempre accade quando si interviene in modo regressivo sui diritti, sul terreno della costruzione o dell'implementazione di una narrazione delegittimante, no? L'unico riferimento che faccio al tema del lavoro vale sul lavoro, quando la scelta di eliminare uno strumento di sostegno universale al reddito come reddito di cittadinanza o di reintrodurre elementi in grado di aumentare l'intensità della precarizzazione nel mercato del lavoro e nella dimensione della vita di chi lavora, sono state accompagnate quelle scelte da una campagna forsennata contro i divanisti, contro i giovani che non hanno voglia di lavorare, per costruire da un lato l'idea che il sostegno al reddito fosse in realtà un incentivo all'ozio, dall'altro per costruire sul terreno della produzione di senso l'idea che se tu sei in condizioni di fragilità o di povertà la colpa in fondo è tua. Sui migranti questo lavoro va avanti da molti decenni, è il terreno principale di accumulazione di consenso di quelli che io chiamo gli imprenditori della paura, che sono innanzitutto la destra, ma che troppe volte, diciamo così, abbiamo trovato anche laddove avremmo voluto non trovarli, perché alcune delle scelte che hanno contribuito a costruire questo non sistema o questo sistema del disgoverno di questo fenomeno sono state negli anni, diciamo così, proprie non solo della destra-destra, ma anche di altre esperienze di governo. Per questo l'input che il rapporto consegna alla politica, che io faccio interamente miei per quel che vale, perché li considero input del tutto condivisi e condivisibili, mettono al centro alcune delle criticità più rilevanti. Primo, è l'ora di finirla con gli accordi con paesi che in modo esplicito violano sistematicamente tutti i più fondamentali diritti umani. Vale per la Libia, con cui continuiamo, diciamo, ad intrattenere relazioni, quegli accordi vengono rinnovati, è un po' cresciuto quest'anno il fronte delle opposizioni ed è un fatto positivo, anche se non ancora per tutte le missioni libiche, perché non ce n'è una sola. Vale per la Tunisia con il dittatore Saied, dovrebbe valere per tutta l'Europa, in questo caso non solo per l'Italia, nei confronti del rapporto con, no, era un gesto nei rapporti con la Turchia di Erdogan, con cui abbiamo come Europa, diciamo, un rapporto altrettanto compromettente. Dovremmo intervenire per estendere gli strumenti invece che per ridurli in grado di garantire la protezione internazionale a chi la chiede. Dovremmo per esempio intervenire per rendere effettivo l'accesso almeno alla procedura di richiesta di alcune tutele, perché questo è un altro degli elementi che sono stati colpiti sistematicamente, producendo forme che a un certo punto troppe volte diventano impedenti alla stessa possibilità di accedere alla procedura di richiesta di un diritto e della sua tutela. E invece facciamo il memorandum con l'Albania, mi verrebbe da dire, buttando un sacco di soldi in un'impresa, diciamo, sostanzialmente farlocca, che potremmo e dovremmo utilizzare per rafforzare le commissioni territoriali per l'asilo, che non sono in grado spesso e volentieri. C'è un dato interessante nel rapporto di quest'anno che segnala come da un lato siamo aumentati del 57% il numero degli arrivi, ma sia sostanzialmente invariato il tasso percentuale di risposte alle domande di protezione. Cioè lì non è cambiato niente. E che cosa ci dice questo? Ci dice che appunto è del tutto evidente l'insufficienza e l'inconsistenza di un sistema che anche nelle sue condizioni già limitate non consente di tutelare diritti fondamentali. Finisco, poi c'è l'altra chicca, no? L'altro nemico, perché nell'attacco ai diritti c'è un'altra condizione fondamentale: costruire sempre una logica di amico-nemico. Sono i poveri nemici invece della povertà sul reddito, sono i migranti e i cosiddetti clandestini, parola orribile che andrebbe bandita, le parole sono importanti, invece della clandestinità, che è una condizione
che subisce chi la vive e che non sceglie mai. L'altro nemico, diciamo, favorito sono le ONG. Dovremo sostenere il lavoro straordinario che fanno le ONG e rimettere in campo una missione istituzionale di ricerca e soccorso, come per qualche troppo poco tempo c'è stato in questo paese. Quindi grazie a questo lavoro, che io ritengo prezioso e per quel che vale, come ho detto, sarò tra coloro che proverà e continuerà a battersi per tradurre in norme, scelte e passi in avanti le raccomandazioni che questo rapporto contiene. Grazie mille, grazie. E grazie anche per aver ricordato l'importanza del linguaggio, su cui abbiamo, diciamo, tanto lavoro da fare nel nostro paese, sia a livello politico sia a livello di mediatico e di informazione, a nostro avviso, perché appunto troppo spesso sentiamo parlare di tutte una serie di categorie di persone con dei termini che sono proprio sbagliati ontologicamente, che poi creano e contribuiscono a tutta una serie di problematiche che vengono poi anche a livello politico e legislativo espresse, ma che partono a nostro avviso già dal linguaggio. E su questo vorrei chiedere a Rachele Scarpa un intervento in particolare su un tema che è strettamente attuale, che è stato ricordato anche prima, che è quello di genere. E in particolare abbiamo dei dati allarmanti, anche insomma recentemente c'è stato modo purtroppo di fare i conti con questo. A livello di violenza di genere, leggo brevemente, nel 2022 l'Istat ha stimato il numero di femminicidi in 106 e nel 2023 l'Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno, all'8 dicembre 2023, quindi ancora non è finito l'anno, ha stimato, ha contato un totale di femminicidi, lesbicidi e transcidi di 113. E questo è un dato veramente enorme, veramente preoccupante, che va a legarsi a una mancanza di politiche serie, di politiche strutturate, perché anche in questo campo si continuano a proporre delle soluzioni che sono a volte delle soluzioni penalmente, diciamo, che si concentrano sull'aspetto penale, ma che non vanno mai a intervenire sulla formazione, sulla scuola, sulle università, ma in realtà fin dalle scuole d'infanzia. Quello che rivendichiamo con questo rapporto e che in realtà rivendichiamo come a buon diritto nell'attività che facciamo quotidianamente sul tema delle persone LGBTQIA+, del contrasto alle discriminazioni e del contrasto e della prevenzione alla violenza di genere, è quello che dovrebbe essere un sistematico avviamento di percorsi strutturati di educazione all'interno delle scuole fin dall'infanzia, una formazione dei docenti e delle docenti che sono diciamo chiamate a interfacciarsi con i ragazzi e con le ragazze. Un altro aspetto che rientra nel linguaggio è quello proprio dell'uso del linguaggio che viene fatto di tutte le categorie, e anche lì del riconoscimento, ed è per questo che nel rapporto di quest'anno chiediamo anche come dire, l'aggiunta della carriera alias nelle scuole, in modo tale che ogni persona già, diciamo, dalla giovane età possa scegliere come identificarsi e possa sentirsi rispettata in questa scelta. E quando poi invece sentiamo parlare ai nostri rappresentanti di governo di questi temi e di questi diritti che vengono appunto violati, c'è veramente da aver paura, perché c'è anche qui non solo un'invisibilizzazione, ma forse proprio un contrasto ormai chiaro e netto, e che crediamo che insomma non possa andare avanti in questo modo. Quindi grazie all'onorevole Scarpa. Grazie mille innanzitutto ad A Buon Diritto per questo rapporto, che per noi in Parlamento è molto utile perché dà sostanza a quello che è il nostro lavoro, ci dà anche dei dati concreti a cui aggrapparci nel costruire risposta e proposta politica. Sì, i due ambiti su cui mi è stato chiesto di esprimermi oggi sono un po' i diritti civili per eccellenza, quindi i diritti relativi alle discriminazioni di genere e a quelli che riguardano la comunità LGBTQIA+, che sono proprio tra quelli che secondo me, secondo la logica a cui accennava prima la moderatora, per cui si cerca di far intendere che ci sono una serie di diritti che sono dei diritti di elite, dei diritti di lusso, dei diritti astratti che non hanno nessun
aggancio con la realtà, secondo questa logica qui, questi sono i primi che vengono attaccati da chi non ha interesse a difenderli e da chi, secondo me, coscientemente sceglie di non vedere il profondo legame che hanno invece con una dimensione più sociale, più materiale, economica e appunto di profonda intersezione tra tutte le questioni trattate da questo rapporto. Mi sembra evidente anche dall'analisi proprio su questi due capitoli che quando si parla di diritti delle donne e diritti della comunità LGBT si parla di vita e di morte delle persone innanzitutto, che è già un qualcosa che dovrebbe scuoterci, e è molto evidente anche da come viene presentata un profondo legame nello stato di queste discriminazioni, di questi diritti, con la condizione sociale e materiale che le due categorie vivono ogni giorno. Insomma, penso al dato che c'è rispetto all'occupazione femminile, che per quanto lievemente migliorata nel 2022 rimane in Italia una delle più basse d'Europa, e aggiungo che anche dove pian piano lì continuiamo a migliorare, finché il nostro paese non si decide ad aggredire il tema della povertà nel lavoro per le persone che lavorano e della profonda disparità di genere che c'è in tutte quelle misure di welfare che devono servire all'emancipazione femminile, chiaramente non stiamo mettendo le basi per cambiare un modello sociale ed economico e lavorativo che crea quel terreno che poi è anche culturale su cui i femminicidi poi avvengono, su cui la violenza di genere cresce, che è quello per cui il corpo femminile deve essere oggetto di controllo, di possesso, e questo spazia dà la possibilità che a una donna di scegliere sul proprio corpo, e penso ultimamente alle 100.000 firme raccolte per proposte di legge dei Provita che vogliono far ascoltare il battito del feto alle donne che vogliono interrompere la gravidanza, ma penso anche alle sonore bocciature, ai temporeggiamenti che si fanno per quanto riguarda il salario minimo e in generale appunto gli strumenti di contrasto alla povertà in Italia. L'assenza di politiche strutturali su questo fronte nutre un problema che è più ampio e che va anche oltre la dimensione semplice dell'emancipazione economica e che appunto richiederebbe sì, probabilmente un ragionamento per quanto riguarda l'educazione, la formazione sin dai primi anni dell'infanzia e in realtà poi su tutti i livelli. La stessa cosa in realtà mi sento di dire per i diritti LGBT. Qui si pone l'attenzione sul fatto che il 41% degli intervistati dichiara di essersi sentito svantaggiato per quanto riguarda l'identità di genere o l'orientamento sessuale sul posto di lavoro, e che il 61% sceglie spesso di non fare coming out o comunque di tacere questo aspetto della sua identità quando si trova a lavoro. Il rapporto cita uno dei casi che a me ha colpito di più e che secondo me è stato più emblematico in questi ultimi anni, che è quello di Chloe Bianco, che era un'insegnante donna trans che nel momento in cui ha scelto di fare coming out alla sua classe è stata aggredita da persone molto più potenti e con molto più influenti di lei, penso all'assessora all'istruzione della Regione Veneto, e ha subito un vero e proprio processo di demonizzazione mediatica. Questa discriminazione, questa valanga di odio ha camminato sulle gambe della condizione di precarietà di Chloe Bianco, che era appunto un'insegnante precaria in una condizione abitativa instabile, non degna, e questo insieme di cose l'ha portata al suicidio, non diciamo un semplice hate speech o quel tipo di discriminazioni che, seppur ben presenti e ben dannose, vengono sempre sminuite da una certa destra che poi è la stessa che si rifiuta, ad esempio, di votare provvedimenti semplici e basilari come il DDL Zan, quando figuriamoci poi di costruire una cultura di anticorpi rispetto alle discriminazioni. Sul fronte appunto legislativo di che cosa possiamo noi fare, in realtà c'è un oceano di questioni.
ad esempio per quanto riguarda i femminicidi, andare oltre quello che è stato il discorso fatto anche in questi mesi, dopo il caso di Giulia Cecchettin, in cui sì, abbiamo votato all'unanimità una legge che rafforza le misure di prevenzione secondaria, ma ci si è arenati anche nella discussione parlamentare nel momento in cui bisognava appunto intervenire sull'educazione sessuale, che al momento è un progettino negli appunti di Valditara, facoltativo, non finanziato, sicuramente non inclusivo, quindi con tutta una serie di difetti di partenza, ma anche sul fatto che proprio in quei provvedimenti sulla prevenzione secondaria non si investe un euro. E non si investe un euro in generale e soprattutto, ad esempio, nella formazione degli operatori che a vario titolo dovrebbero entrare in contatto con le donne che subiscono violenza. Già fare quello potrebbe essere un passo avanti significativo. Così come per quanto riguarda la comunità LGBT, oltre al DDL Zan e a riconoscere il fatto che esistono delle discriminazioni aggravate dall'odio omo, bi, lesbo, transfobico, sarebbe utile andare a colmare quei vuoti che ancora ci sono, che è la legislazione sulle adozioni, la questione della filiazione, del tutelare queste famiglie che esistono anche se le si vuole negare, e in generale concordo moltissimo sull'approccio che sarebbe fondamentale dare per quanto riguarda l'educazione. Una o più occasioni che aiutino la scuola e l'università a costruire nei loro percorsi curricolari una sensibilità, una cultura, un linguaggio che ci porti più avanti di dove siamo adesso è il primo passo. Per questo ovviamente serve consapevolezza da parte della classe politica e serve volontà di investirci risorse, tempo e personale. Purtroppo al momento manca, ma noi insieme a voi e con anche il sostegno che queste ricerche ci danno siamo in prima linea per portare a casa tutti questi risultati. Grazie, grazie mille davvero a tutte e a tutti e a chi ci ha seguito. Volevo solo ricordare che il rapporto, che appunto si trova online al sito www.rapportodiritti.it, è stato realizzato grazie a 17 tra ricercatori e ricercatrici, quindi autori e autrici dei capitoli, che trovate appunto sul sito. Non è stato possibile, come dire, parlare di tutti quanti, ma lo continueremo a fare ogni giorno, sia diciamo in luoghi istituzionali come questo, sia come dire, sui territori, nelle scuole e nei posti dove siamo di solito. Quindi grazie davvero ancora all'8x1000 per il sostegno, a tutti voi che siete stati qui e ci vediamo l'anno prossimo.